da quello che so, chi è veramente stato lì non sta venendo a scuola proprio per evitare di generare panico inutile. Scoppia la psicosi coronavirus a Napoli, soprattutto nei quartieri più popolari della città e nelle scuole frequentate da alunni di origini cinesi. I genitori di alcuni bambini di un istituto del centro hanno infatti chiesto alla dirigente scolastica rassicurazione su un paio di bambini che stavano per rientrare proprio dalla Cina. La paura si è diffusa in pochissime ore. Credo che sia opportuno prendere le necessarie precauzioni. Poi del resto più di tanto non mi preoccupo. Non bisogna allarmarsi, fino a che non arriva proprio il clou, insomma, della paura. È un problema un pochettino strumentalizzato. È chiaro che se uno avesse certezza che questi bimbi abbiano viaggiato verso, dalla Cina verso l'Italia, sarebbe diverso. È preoccupante, sì, per i bambini. Io penso non essere nessuno a scuola. Sai che dovrebbero restare a casa? Sì. Perché? Fa paura questo virus. Bisogna anche una cura, come si fa a curarsi. Intanto dalle regioni a trazione leghista arriva la proposta di mettere in quarantena i bambini provenienti dalla Cina. Abbiamo letto adesso in questi giorni che i governatori di Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli hanno imposto una sorta di quarantena. Loro la pensano così, noi la pensiamo diversamente. Secondo lei De Luca dovrebbe fare la stessa cosa? Io credo di sì. Comunque siamo spaventati e preferiamo... È un fatto psicologico, mi rendo conto, però... Gioca molto sulla tranquillità dei genitori. Questa cosa è stata inaspettata e è preoccupante, non è da sottovalutare, questo è senza dubbio. Però noi abbiamo fiducia e dobbiamo sperare che tutto vada a buon fine.